Ma allora, intanto credo che sia importante, no, un attimo contestualizzare l'azienda, perché ovviamente si guarda Poste Italiane e si pensa subito all'ufficio postale e alla Infatti. corrispondenza, no? Però in realtà se uno guarda Poste Italiane è la più grande infrastruttura di servizi nel paese, no? Servizi sicuramente quelli della corrispondenza, della logistica, ma i servizi finanziari, i servizi assicurativi, perché poi il business dell'azienda è su tre macrofiloni che sono quello appunto della corrispondenza dei pacchi, la logistica, i servizi finanziari e i servizi assicurativi. È anche importante tenere presente che noi siamo presenti con gli uffici postali in 13.200 location, no? Quindi c'è un tema di copertura geografica come accennava, no? Che va dall'estremo nord all'estremo sud. Con forse siamo uno, se non il più grande datore di lavoro, 143.700 dipendenti, che evidentemente sono uno spaccato dell'Italia, perché sono dipendenti, ma intorno, no, alla singola persona girano le famiglie, gira l'indotto intorno alle famiglie. Quindi il tema dell'attenzione al sociale da parte di Poste, Italiane, a prescindere se in maniera strutturata o destrutturata, è proprio intrinseco, cioè non è un tema che si può eliminare. Aggiungendo il fatto che noi poi abbiamo oltre 30 milioni di clienti, quindi di fatto siamo in contatto, almeno quotidianamente, con quasi tutto il paese. Quindi il tema delle diversità, delle difficoltà, di aver verificato in prima persona, perché poi soprattutto nei posti più piccoli c'è un rapporto diretto, no, fra il cittadino e chi opera all'interno dell'ufficio postale, delle difficoltà che negli ultimi anni si sono accentuati proprio in termini di impoverimento materiale, ma anche di come sono cambiati, no, i legami, le relazioni, il fattore invecchiamento della popolazione, il fatto che comunque la struttura delle famiglie non è più quella tradizionale e il multiculturalismo. L'idea, diciamo, che stiamo cercando di portare avanti in maniera più strutturata è quello proprio di sfruttare la rete sul territorio per creare una rete di volontariato, creare delle interconnessioni sul territorio, perché poi spesso tanti dei nostri dipendenti già in prima persona sono attivi su questi temi. Quindi in realtà si sta facendo proprio un lavoro di coinvolgimento di tutta la rete dei dipendenti di Poste Italiane, cercando di creare sinergia con quella che è l'attività delle ONLUS e dell'associazionismo territoriale e cercando di dare un po' unicità e organicità agli interventi con la costituzione di Poste Insieme Onlus, che è una fondazione costituita a luglio 2015, quindi molto recente, che si è data l'obiettivo chiaramente di raccordare tutte quelle che erano già iniziative che magari spontaneamente sul territorio o all'interno del gruppo le diverse società portavano avanti, però con una focalizzazione proprio sul tema della diversità e della solidarietà sociale. Sul sito sono state pubblicate recentemente le linee guida aggiornate di quali sono i progetti che questa fondazione finanzia, sia con risorse economiche, ma laddove c'è l'opportunità anche con il proprio capitale umano. E devo dire che i primi progetti sono circa 16. Andandoli, diciamo, a vedere in dettaglio, c'è abbastanza una polarizzazione su quelle che sono due realtà della nostra società, che presentano sfide importanti per il paese. La parte dei giovani da una parte e la parte degli anziani dall'altra, evidentemente, perché il tema demografico di questo paese porta dietro il tema dell'invecchiamento. E quindi ci sono tutta una serie di iniziative locali, quindi la strategia è quella proprio di creare sinergie, ponti, come dicevamo prima, con le realtà locali, con l'associazionismo locale, con le ONLUS per supportare soprattutto presso le scuole, iniziative che vadano a ridurre il rischio della dispersione scolastica, del bullismo, che cerchino di facilitare l'integrazione degli studenti stranieri, che cerchino di reinserire nel mondo del lavoro i giovani che stanno sperimentando o hanno sperimentato detenzione
semi-detenzione, con tutta, diciamo, una progressività. Quindi il tentativo in qualche modo, no, di mettere a disposizione del paese risorse finanziarie, umane e anche relazioni, no? Perché poi evidentemente Poste Italiane ha grosse relazioni nel pubblico, nel privato, partnership, e quindi il pensare, no, di creare una rete sinergica sicuramente può essere una grossa opportunità. È un cammino che è stato appena avviato, ecco. Tra l'altro voi avete molti immigrati tra i correntisti. Sì, noi tra le altre cose, noi tra le altre cose, diciamo, storicamente siamo un po' anche il punto d'ingresso per l'inclusione finanziaria, no? Quindi sia la parte giovane che la parte straniera, il primo strumento, diciamo, finanziario tendenzialmente per tanti motivi lo prende in Poste Italiane, quindi anche quello è sicuramente un importante momento di contatto. Ma che quota hanno percentuale sul totale dei vostri correntisti? Allora, noi fondamentalmente abbiamo circa 500.000 correntisti immigrati su un totale di 7 milioni complessivo. Caspita, ecco. Poi chiaramente se andiamo a vedere strumenti più semplici come la Poste Pay, evidentemente certo, lì il numero aumenta. Bene, grazie alla dottoressa Gianardi.